far funzionare Windows come dovrebbe funzionare. Serverlab. Windows NT nasce nel 1993, il primo sistema operativo multitasking di Microsoft, e ancora oggi abbiamo nel sistema operativo Windows 2016 l'evoluzione di quel cuore iniziale. Ma Windows NT in tanti anni si è arricchito di funzioni non sempre inerenti agli scopi aziendali. Entertainment a volte, effetti speciali, fading. Che cosa vuole un IT manager? Vuole che NT sia intrattenimento? Vuole che Windows sia intrattenimento o vuole prestazioni? E Windows oggi con le VDI, con le postazioni di lavoro virtuale, cosa ha a che fare con l'intrattenimento? Poco e niente. E l'IT manager che cosa vuole? Vuole sbattersi e andare in giro a settare le stazioni di lavoro, anche quando sono queste in sala macchine, o vuole in un colpo con una console settare tutto e dimenticarsene? A questo scopo un'azienda che si chiama RES, che produce un piccolo ma fondamentale tool per le postazioni di lavoro virtuali, che si chiama RES One Workspace, trasforma Windows in quello che dovrebbe essere, cioè qualcosa di stabile, qualcosa di predicibile, cioè il comportamento predicibile, e con grandi prestazioni. Con RES One Workspace noi otteniamo quindi un'impostazione centralizzata definita da una console per una come per mille postazioni. Abbiamo un comportamento predicibile, quindi stampanti di default, quindi comportamento delle applicazioni, quindi registri, quindi entry del registri, file ini, script, tutte quelle cose che spesso la gente costruisce smanettando, creando degli script che poi non sono mai documentati. Un sistema che tra l'altro autodocumenta tutto quello che si fa, in maniera che io possa andare in ferie e il mio collega capisce come ho settato le postazioni di lavoro. E poi, chicca finale, un sistema che è intrinsecamente protetto dai virus. Le postazioni di lavoro virtuali protette da, gestite da RES One Workspace, sono inattaccabili dal CryptoLocker come da altri malware che possano attaccare le postazioni VDI. VDI come Terminal Server, quindi Citrix, VMware Horizon, tutti quei sistemi che offrono postazioni di lavoro virtuali, siano esse basate quindi su Terminal Server che su PC virtualizzati, con RES Workspace ONE vanno molto, ma molto meglio. Windows come dovrebbe funzionare? Se vuoi approfondire RES One Workspace e quindi scoprire come far funzionare al meglio le tue postazioni di lavoro virtuali, per far funzionare Windows come dovrebbe funzionare, vai su res.serverlab.it, così puoi scaricare la documentazione gratuita e vedi anche qualche azienda che racconta di come ha implementato questo sistema. Ciao! Serverlab.